3-0 per lo Zenit in questo match contro la squadra di Calciotto. Vediamo Gianluca Vitiello che esce bene in dribbling, palla a piedi, ancora Vitiello, palla per Vincenzo Vitiello sulla verticale per Pablo De Nigris, attaccato da Cafasso, poi Calzolaio in verticale per Botta, palla ceduta a Somma, c'è Bertocco, ancora Bertocco va in verticale da Sarracino, ancora Sarracino, palla ceduta a De Nigris, ottima l'imbucata, intercetto però Calzolaio che poi riparte, regala però palla ancora a De Nigris, ancora De Nigris salta Calzolaio che però recupera bene, cede a Mario Barbieri, ancora Barbieri ci mette la gamba a Ciperano, Cafasso va alla rimessa laterale centralmente per Luciano Somma, ancora Somma, ancora Somma in progressione, palla ceduta per Mario Barbieri, ancora Barbieri come termina fuori, ancora Gianluca Vitiello prova ad avanzare, segue il movimento di Ciperano, ancora Ciperano, un passaggio di fatto per Stefano Artina, può ripartire Cafasso in fascia destra centralmente per Luciano Somma, ancora Somma in progressione, Somma potrebbe caricare il destro, la palla in verticale, prova ad andare ancora Bertocco sulla verticale, si è servito Sarracino, ancora Sarracino potrebbe metterla in mezzo, attaccato da Barbieri che la tiene lì ed esce bene, palla al piede, subisce fallo Mario Barbieri. Sarà rimessa dal fondo, va Stefano Artina, Luciano Somma a sinistra, sale Barbieri, ancora Barbieri attaccato da Sarracino, ancora Barbieri, vince un rimpallo, ne vince un altro, poi Gianluca Vitiello spazza in verticale, c'è Calzolaio che regala la palla di fatto a Ciperano, ancora Ciperano, un passaggio preciso per De Nigris che rientra sul destro, cioè c'entra De Nigris, supera anche Somma, ancora Somma prova a rientrare sul mancino, palla persa, c'è Somma centralmente per Rossi, ancora Rossi la palla a destra per Annunziata, rientra Annunziata, potrebbe caricare anche il mancino Annunziata, una palla scodellata in mezzo per Barbieri, il colpo di testa, pallone che termina fuori, c'è questo calcio d'angolo, va Somma pallone sul secondo palo a cercare Cafasso che prova a tenerla in campo, non ci riesce, seguiamo l'ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento. Va Vitiello, ancora Vitiello, la palla per Gianluca Vitiello, ancora Gianluca Vitiello, prova la palla in verticale, c'è la parata di Artina sul 3-0, quindi per lo Zenit, interrompiamo qui il nostro collegamento. Eccoci con Vitiello, migliore in campo di questa vittoria sofferta 3-1 dello Zenit contro la squadra di Calciotto, forse anche assistiti dalla buona sorte quest'oggi. Che ne pensi? Siamo stati fortunati oggi, sicuramente un po' avversa la metà di più, ma senza Galliani siamo troppo dietro senza Galliani. Galliani la prossima dovrebbe tornare. Dov'è? Eccolo qui, è lui. La prossima dovrebbe tornare, un complimento agli avversari, hanno giocato benissimo. Senti, un'altra vittoria, questa squadra sta... La prima vittoria. Allora, la prima vittoria però comunque... Il presidente, senti, pensate di riuscire a bissare il risultato delle elezioni invernali, migliorarlo, peggiorarlo? Il nostro obiettivo. Stai acchiappando buffi da ogni dove? È eliminare Tranquillo. Ancora una volta? Va benissimo. L'importante è vincere, ma Tranquillo, va benissimo. Un bocco per lo Zenit. Ciao.